No, quindi circuito della Gallura, il francese Casadou allo sprint sorprende tutti e veste per primo la maglia rosa. Ah, ero troppo sicuro di aver vinto e in quel momento invece Bugno mi è passato dalle transenne e mi ha battuto di un millimetro e ho perso una corsa perché ho alzato le mani. La perde a Sorrento e la infatti prende la maglia il secondo giorno, proprio quando... Garaipen erako borroka horretan itarrak neutuko dituztenak, momentuz egun zailuro gita emez hartzik izan horiek elkarrekin doaz, eta sprinterrek une batetik bestre izango dute, beraien momentua. Gogoan hartu beharreko ditzenak, Mario Cipollini, Aztu Japarok, Estefan Alofio, Adriano Bazzi, Giovanni Firanza. Eta horiekin batera beti egin behar zeo tarte bat, erorketa bat izan da hor, erorketa garrantzitsua izan daiteke gainera. Aurrean izan da gainera. Esan bezala, ipatutako gizon horiekin batera tarte bat ustekabeari utzi behar zaio. Erorketa nik uste trenbideak, trenbidearen inguruan izan da eta behar bada hor bakarren bat burpila katiatu dik edo, gelitu gozen. Biurgune bat zaun eta biurgunean trenbide bat zaun antzen izango zen bai erorketa. Hor denak elkarren gainean, ez du inor bere posturik galdu nahi, aurreko muturre horretan. Joan nahi dute txenek, une batetik bestera zartuko dira. Txirrindulariak azken kilometroan. Eta prestagaitezen gu ere, esprina behar bezala ikusteko. Momentuz karrerako gizon bada aurrean. Eta une batetik bestera zartuko dira azken kilometro horretan. Italiako gironetako hirugarren etapa, esprinak erabakiko du, Sasari Kailari, 251 kilometro egin ondoren, denak batera dato, azken kilometro barruan, jadanik helmugako kamarak, begibiztan dituzte, zirrindulariak eta ikusetagun, aurreneko gironetako esprin nagusionek, ze eskaintzen duen, Cipollini onduzue, aurrean jarrita, Aldu Japarok, Cipollini, momentu Cipollini da urrune fotokian, ikusagun Cipollini, erorketa bat. Erorketa ikusgarria izan da jaun andreok, Mario Cipolliniren garaipena, eta ikusagun erorketa honetan zentzu diren, Bazzi izan daiteke bata, Ariostiakoa neri behintzat hori egitu zait, Transremix taldeko gizon hau. In salita sa difendersi bene anche a cronometro, come ha dimostrato proprio nel breve circuito di 7 km. A Sorrento il francese Boyer beffa tutti, da Silvecchi a Pucci in testa. Manca, questa è l'ultima salita verso Passo Montegodi, terzo Gran Premio della Montagna, ed è scattato Claudio Franco Chioccioli e si porta su di lui, vedete, Ronan Pansec della Seur, squadra spagnola. Chioccioli si volta ma continua a spingere, numero 84 Franco Chioccioli, che ha portato la maglia rosa per due tappe, l'aveva conquistata nella prima semitappa del secondo giorno di corsa, togliendola al francese Philippe Casadou che l'aveva indossata il primo giorno. Vedete Franco Chioccioli che spinge un gran rapporto per cercare di fare il vuoto
con il gruppo, ma è Marino Lecarreta della Once spagnolo che si porta su Franco Chioccioli. Poi c'è un altro uomo che sta cercando di riagganciarsi a questo binomio Lecarreta-Chioccioli. Lecarreta ha raggiunto Franco Chioccioli sulla salita di Passo Montegodi, terzo gran premio della montagna. Ricordiamo che l'arrivo in salita a scanno a quota 1015, Marino Lecarreta quarto in classifica generale a 12 secondi e vincitore della Vuelta alle 25 secondi, Inaki Gaston al quarto posto, Chiappucci e poi Chosas. Ricordiamo pure che all'Intergiro, l'Intergiro è stato vinto da Cipollini con 6 secondi da buono davanti a Baldato, al terzo posto Fidanza che ha conquistato 2 secondi da buono mentre Baldato 4 secondi. 171 i corridori in gara, 9 ritirati, 2 uomini al comando, Marino Lecarreta e Franco Chioccioli. Chioccioli che ha portato Taglia Rosa sulle proprie spalle. Ecco lo speaker ufficiale che ha annunciato che è superiore al minuto il vantaggio di Chioccioli. Sono all'ultimo chilometro ormai i Chioccioli e Lecarreta sul gruppo. Ultimo chilometro per i due fuggitivi, alle loro spalle 25 uomini che compongono il gruppo dei migliori, il gruppo della Maglia Rosa, il gruppo di Bugno e di Claudio Chiappucci, di Greg Lemon, di Laurent Fignon che è stato protagonista all'inizio della tappa durante il rifornimento, è stato colpito dalla sacchetta del rifornimento con all'interno una lattina, ma ha comunque una contrattura muscolare. Un Laurent Fignon in difficoltà sulla salita del terzo Gran Premio della Montagna. Il gruppo degli inseguitori è anche Pedro Delgado, spagnolo della Banesto, mentre Jeff Bernard, anche lui uomo della Banesto, è in ritardo in un secondo gruppo dove c'è anche la maglia bianca, leader dei giovani. Intanto la maglia verde l'ha conquistata a Cacho da Silva, l'ha tolta dalle spalle di Leaniz Barrutia, spagnolo protagonista della prima tappa. Siamo proprio agli ultimi metri e siamo allo sprint, 300 metri all'arrivo, sprint fra Marino Lecarreta e Franco Chioccioli. Marino Lecarreta in questo momento passa davanti a Franco Chioccioli. Chioccioli andrebbe benissimo così, guadagnerebbe la maglia rosa e Marino Lecarreta un'ottima vittoria di tappa, una tappa importante questa di Scanno, la più lunga del Giro d'Italia, si arrivava dopo la tappa di ieri di Sorrento con la conquista della maglia rosa di Eric Boyer. Ultime battute per Marino Lecarreta e Franco Chioccioli, vince Marino Lecarreta, 35 anni della Once, secondo Franco Chioccioli che ha conquistato la maglia rosa senz'altro, 8 secondi di abbuono, 12 secondi di abbuono per la classifica, a 8 secondi Marino Lecarreta, nuova maglia rosa per Franco Chioccioli, terzo posto per... Giovannetti e Bugno, mentre scatta Gaston. Inaki Gaston tenta di approfittare della rivalità tra i big italiani, spera forse che Chiappucci, Bugno e Chioccioli si controllino, però vediamo che Giovannetti si impegna a fondo per recuperare Inaki Gaston. Siamo intanto, preghiamo Adorni di far scattare il cronometro per poter sapere esattamente i ritardi di Fignon e di Greg Lemond. Siamo ormai in vista degli ultimi 500 metri con Inaki Gaston ripreso da Giovannetti che si è sacrificato come era previsto e prevedibile per riprendere Bugno, ma anche la Carrera ha lanciato il suo attacco ed è Pulnikov il sovietico su Gaston, terzo è Giovannetti, poi Bugno, Qualsfol, Bortolami, la maglia rosa, Lelli e quindi Sierra in ultima posizione. Thank you.
Città di Castello, 1991, ancora Abdu Jafaro, avversario storico di Cipollini. Cinque volte Abdu Jafaro è arrivato dietro a Mario Cipollini, Abdu Jafaro che ha vinto una sola tappa al Giro d'Italia, tante volte per colpa di Cipollini. Non è stata la classica tappa di trasferimento quella che ha portato i corridori da Città di Castello a Prato. Nonostante i 163 chilometri dell'ottava tappa non presentassero eccessive difficoltà, la corsa è stata molto movimentata grazie ad una prolungata fuga di Lietti, Furlan e Suikerbuk. Nel finale, mentre sui fuggitivi si portavano altri sette corridori, dal gruppo principale perdevano contatto Lemond, Da Silva e Sierra, che perdevano oltre mezzo minuto, che recuperavano quasi completamente ma non del tutto. A Prato Davide Cassani riusciva a piazzare la botta vincente, dunque Cassani precedeva Mantovan, Fontanelli, Lietti, Ghirotto, Botteon, Galleschi, Calcaterra e Suikerbuk. Con un ritardo di 8 secondi Cipollini vinceva la volata del gruppo principale, mentre a 31 secondi arrivava il gruppetto dei ritardatari. La classifica generale resta immutata per quanto riguarda le posizioni di testa, con Franco Chioccioli in maglia rosa con 8 secondi di vantaggio sulle Carreta, 57 secondi su Chiappucci, 59 su Pulnikov, 1 e 3 su Gianni Bugno. Domani c'è una tappa abbastanza impegnativa. Ecco che Massimo Ghirotto può rialzarsi a parecchi metri dalla conclusione, un arrivo trionfale, un gesto del cristiano e poi braccia levate al cielo, bravo Massimo, una vittoria meritatissima. Di Bugno, ecco che intanto è ufficiale la classifica del Intergiro e del Tellure Rota e sono state unificate, sono passati tutti. Allora ecco la classifica dell'Intergiro che è anche valida come traguardo del Tellure Rota. Primo con il miglior tempo Gianni Bugno, secondo al comando Gianni Bugno al comando, ma il suo ritardo, il suo vantaggio di appena 9 secondi su Chiappucci. Mi pare che ora sia possibile stabilire un collegamento con Giacomo Santini. Se ci sei Giacomo, cerca di entrare in collegamento. Giacomo, ci senti? Avevo avuto la sensazione di sentire la richiesta di modulazione da parte di Santini, ma evidentemente le condizioni atmosferiche, che per fortuna dei corridori non sono pesanti come erano un paio di ore fa, però sono ancora sufficientemente gravi da impedirci. Ci riprova Santini, vediamo Giacomo se è in linea. Ho infatti inquadrato Gianni Bugno, quindi Gianni Bugno sta recuperando moltissimo nei confronti di Pulnikov, il che significa che Gianni Bugno sta ottenendo probabilmente la vittoria. Vedete il tempo di Bugno, 55 adesso, il tempo da battere 55 e 21. Vediamo Gianni Bugno impegnatissimo negli ultimi metri, 55-8, Bugno ormai dovrebbe avercela fatta, Bugno vince la tappa, 55-13, Gianni Bugno ha vinto la tappa a cronometro di Langhirano e ora... Sotto una pioggia battente fin dai primi chilometri, ancora una frazione battagliata in questo Giro d'Italia lungo la strada che da Salabaganza portava a Savona. Un primo attacco in discesa operato da Vichot, a cui rispondevano subito la maglia rosa, Chiappucci, Lelli e le Carreta, con un Bugno che subito si trovava intruppato in un secondo gruppo assieme a Fignon, Lemond e Delgado, con 56 secondi da recuperare dai primi in classifica generale. Un Bugno che era stato costretto quindi a un gran lavoro prima di fondere il suo gruppo con quello della maglia rosa. Poi a Bogliasco l'attacco che ha caratterizzato la parte finale di questa tappa. 70 chilometri dall'arrivo di Savona scappano Lemond, Sciandri e Coppolillo. Tracimano subito un vantaggio che cresce progressivamente fino a 2 minuti a 25 km dalla conclusione, per trovarsi a pochi metri dall'arrivo con una manciata di secondi e un gruppo che cercava di pilotare.
lasciare allo scoperto i propri assi dello sprint. Invece la spuntata Maximilian Chambry, una volata a due con l'ex campione del mondo e vincitore dell'ultimo Tour de France, Greg Lenz. Per Chambry è la seconda vittoria stagionale dopo la tappa conquistata alla Tre Giorni di La Pau. L'ordine d'arrivo, Maximilian Chambry davanti a Greg LeMond e il gruppo arrivato a 5 secondi, regolato da Duran, Cipollini, Bortolani, Fontanelli e Coppolillo. Di 40 secondi su Chozas, mentre Bugno è a un primo e 8 secondi. Bugno è stato raggiunto dal gruppo di Giupponi ed ecco il gruppetto di testa Le Carreta che fa l'andatura. Nella scia di Le Carreta c'è Chioccioli, poi la maglia bianca di Lelli e quindi il francese François Bernard. Una tappa attesa, una tappa difficile, con Le Carreta all'attacco, con Chioccioli splendido protagonista, maglia rosa, con Lelli maglia bianca. E il corridore che è uscito in grande condizione dalla vetta lo sta dimostrando. Abbiamo visto questi quattro corridori salire benissimo. Ecco Chioccioli, Chioccioli che ha un Chiappucci che ha un ritardo di 28 secondi. Anche Chiappucci si sta difendendo bene, ho sentito adesso le segnalazioni, Bugno mi sembra oltre un minuto, quindi vuol dire che è in un momento di crisi. Allora Chiappucci in ritardo di 28 secondi, mentre grandissima prestazione, ecco il terzetto con Sierra. C'è qui, sì, qui c'è Sierra, c'è l'altro corridore della Once e Chave, quindi stanno salendo molto. Chozas, Chave e Boyer. Ecco, stanno salendo molto bene, stiamo ancora aspettando di vedere. Ecco, ecco Bugno, 3 km a conclusione. Ma penso, vedendolo così, penso che sia in grave difficoltà, sì. Proprio. Non mi pare la pedalata del Gianni dei tempi migliori, sicuramente. Speriamo comunque che possa ottenere, non perdere grande distacco e salvarsi in una tappa dove probabilmente non si sta comportando bene, ha un po' di difficoltà. Allora vogliamo dare un po' dei voti. Ma i voti, è chiaro che Le Carrette una salita così doveva attaccare. E lo sta facendo, sta rispettando tutto quello che aveva detto all'inizio giro. E Chioccioli anche lui, anche avendo la maglia rosa, era un corridore. Eccolo qua Chioccioli con la maglia rosa, ma è sempre Marino Le Carreta, l'eterno, che fa l'andatura. Le Carreta, Chioccioli, Lelli, François Bernard. Chioccioli era un corridore che tutti si aspettavano in difesa, ma d'altra parte ecco, questo è il live motivo di questa tappa, un Chioccioli che tutti si aspettavano in difesa, un Bugno all'attacco, invece tutto è cambiato. Ma sì, ma d'altra parte Chioccioli con un secondo di ritardo non poteva far altro, se aveva le gambe, provare di attaccare, perché un secondo non, in questo Giro d'Italia per lui non vuol dire niente, doveva dare distacchi a dei corridori importanti. Quindi secondo me sta facendo quello che soprattutto gli detta la forza nelle gambe. Chiappucci! Quello che gli detta la forza, sta tenendo testa a un corridore forte come Le Carreta. Lui sapeva che Le Carreta doveva attaccare oggi per guadagnare del tempo e lo fa. Sulle rampe del Monviso la consacrazione di un campione nascente, Massimiliano Lelli. Guardate come vince. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì, camerai. In voltura sembrava in grado di fare il circostante di poter allungare e invece non è riuscito a fare la differenza. Ora è Marino Le Carreta che scatta, siamo alle ultimissime centinaia di metri, 200 metri soltanto, e scatta. Scatta Lelli. Ecco, scatta, attenzione Lelli, Santini. Attenzione Santini, entriamo in collegamento diretto dalla linea del traguardo dove siamo proprio all'ultima curva ed ecco l'arrivo di Massimiliano Lelli. Vince Massimiliano Lelli che batte il terzetto degli inseguitori con Chioccioli, con Le Carrette, con Bernard, secondo è Bernard, terzo è Chioccioli, quarto è Le Carreta, con grande impresa di Massimiliano Lelli. All'ultima curva lo scatto della maglia bianca è riuscito a arrivare a braccia alzate, isolato, riuscendo a staccare i tre compagni di fuga, il suo Bernard secondo, Chioccioli maglia rosa, splendida maglia rosa in terza posizione.
ed ecco la volata con Chiappucci. Chiappucci che precede Boyer. Chiappucci e Boyer sono arrivati circa 42 secondi. 42 secondi, il 42. Quindi è scattato Hernandez, è scattato Santos Hernandez, lo vediamo pochi metri davanti a loro in località Grangesises, pochi chilometri dall'arrivo al colle del Sestriere. Ora c'è una galleria per Santos Hernandez e Chozas stacca Arroyo, Arroyo distrutto dal gioco di squadra della Once, Arroyo della squadra di Greg LeMond, di Eric Boyer, della Z Samson, distrutto dal gioco degli spagnoli, ricordiamo che Arroyo è messicano. Santos Hernandez davanti a Chozas e Santos Hernandez, Chiappucci, Chiappucci maglia ciclamino che scatta, grandioso questo arrivo di tappa. Chiappucci attacca, le carrette risponde alle sue spalle subito Franco Chioccioli, non ce la fa Bugno, non ce la fa Boyer, vedete Rick Boyer staccato e così pure Gianni Bugno. Gianni Bugno accusa l'attacco di Franco Chioccioli, di Le Carrete e di Chiappucci quando mancano 2 chilometri alla conclusione. Davanti a loro Arroyo e in testa Hernandez e Chozas della squadra di Marino Le Carrete. Inquadratura dall'alto per Chiappucci, maglia ciclamino, alle sue spalle Marino Le Carrete e poi Franco Chioccioli e Chozas al passaggio all'ultimo chilometro. Edoardo Chozas che si è sganciato da Santos Hernandez, Edoardo Chozas all'ultimo chilometro della squadra Once, della squadra di Marino Le Carrete, alle sue spalle Hernandez e poi Chioccioli, Chiappucci e Marino Le Carrete. Edoardo Chozas, numero 134 della Once, vede ora sullo sfondo la torre dei Duchi d'Aosta, quindi manca pochissimo alla conclusione. Ricordiamo che Gianni Bugno è staccato. Chiappucci, Chioccioli e Le Carrete hanno staccato come ieri, Gianni Bugno come ieri nella tappa del Monviso, Eric Boyer si trova nel gruppetto di Chioccioli, è riuscito a riagganciarsi forse, no non ce l'ha fatta, quindi c'è Chiappucci, Marino Le Carrete e Franco Chioccioli e Chiappucci che fa l'andatura, stanno raccogliendo per strada Santos Hernandez, uomo di Marino Le Carrete. Manca veramente poco alla conclusione di questa splendida tappa del Colle del Sestriere, altra tappa di selezione, altra tappa di montagna. Edoardo Chozas, spagnolo della Once, alle sue spalle Chiappucci, Le Carrete, Chioccioli e Eric Boyer che hanno staccato Santos Hernandez, protagonista anche lui di questa tappa. Poi ci dovrebbe essere Gianni Bugno, vedete Eric Boyer che a 10 metri non di più da Chioccioli, da Le Carrete e da Claudio Chiappucci che fa l'andatura. Chiappucci cerca assolutamente anche di prendere gli abbuoni, davanti a lui c'è soltanto Edoardo Chozas a pochi metri, circa un centinaio di metri, quindi ricordiamo 12 secondi di abbuono al primo, 8 al secondo e 4 al terzo, quindi importanti anche sono gli abbuoni, la classifica generale. C'è Chioccioli con 30 secondi su Le Carrete, 1.07 su Lelli che non compare e poi c'è Chiappucci a 1.33, quindi sono importanti gli abbuoni, ultimi metri. Vediamo se Chozas riuscirà a resistere al forcing di Chiappucci. Vediamo, dovrebbe comparire ora Edoardo Chozas, inquadratura ancora per Chiappucci, Le Carrete e Chioccioli che lo inseguono. Dovrebbero passare sotto le funivie del Sestriere. C'è ancora un tunnel e poi la salita nel primo piazzale, poi il secondo piazzale della funivia del Freitev, dove avete visto per un attimo l'inquadratura. Ecco il sottopassaggio della funivia della banchetta, si sale ora nel piazzale, già passato Edoardo Chozas, ecco il primo piazzale ed è Edoardo Chozas che si guarda indietro per vedere quanti metri sono, non più di 50 metri su Chiappucci, Le Carrete e Chioccioli, alle loro spalle a 10 metri sempre Rick Boyer, il francese della Z Samson. Tantissimo il pubblico che ha corso qui al Colle del Sestriere, Colle del Sestriere che ha chiesto anche una tappa giustamente per il Tour de France del prossimo anno, ma Edoardo Chozas allo sprint, Chiappucci alle sue spalle, Chozas vince secondo Chiappucci a un secondo,
a 3 secondi Le Carré e Chioccioli, ricordiamo gli abbuoni 12.8.4, mentre è arrivato ora Eric Boyer francese, quindi primo Edoardo Chiosas, un secondo Claudio Chiappucci, terzo a 3 secondi Marino Le Carreta, quindi a 2 secondi da Claudio Chiappucci che ha conquistato 8 secondi di abbuono, poi Franco Chioccioli e Eric Boyer. Massimiliano Lelli, ottima la prova ancora per lui, 24 secondi, poi c'è Conti, poi c'è Sierra, poi c'è un altro della squadra della Once, poi c'è Jascula, era Hernandez, poi Jean-François Bernard e Chave, Pulnikov, Gianni Bugno in ritardo esattamente di 41 secondi. Sprinta 4, vediamo sempre Martinez in testa, poi Ballerini in seconda posizione, Casadora si è portata in terza posizione, ecco che cerca un varco il danese Petersen ed eccoli sul rettilineo d'arrivo. Ballerini l'unico italiano del quartetto facilmente riconoscibile per la maglia gialla, sono ormai sul rettilineo d'arrivo, lanciato lo sprint, c'è Martinez in prima posizione, nella scia di Martinez Ballerini, eccoli ormai, purtroppo la nostra visibilità sul traguardo è limitata agli ultimi 20 metri, eccoli là sulla sinistra, ora mi sembra di scorgere in testa la maglia gialla di Ballerini, ed è Ballerini, ecco che Ballerini nettamente primo Ballerini, secondo è Casadò, terzo è lo spagnolo Martinez in quarta posizione, nettamente staccato il danese Petersen che non ha neppure partecipato allo sprint. Allora Franco Ballerini ha accolto la sua prima vittoria al Giro, una vittoria meritatissima perché ricordiamo che Franco Ballerini soltanto all'ultimo momento ha dato la sua disponibilità alla partenza al Giro d'Italia, alla vigilia, al Giro della Toscana. Ballerini, eccolo qua Ballerini, tra i più promettenti del nostro ciclismo. Adorni, un giudizio su Ballerini. Ma credo che stia ritrovando se stesso, il corridore che noi conosciamo, quello delle grandi imprese anche nelle classiche, ha avuto un grosso problema, un brutto periodo per questa allergia. Caria impresa di Franco Chioccioli, il suo vantaggio di 2 minuti su Chiappucci, Gaston, Rodriguez, Bernard, Lelli, Bugno e Le Carreta. La sensazione è che dietro si stiano organizzando e che cercano di ridurre lo svantaggio e quindi una vittoria di tappa di Chioccioli potrebbe essere importante ma non determinante per la soluzione finale di questo Giro. A 1 chilometro dal Gran Premio del Bale, ecco Chioccioli sul Gran Premio della Montagna di Santa Cristina, il suo vantaggio è di 1 minuto e 36 secondi, siamo a 11 chilometri dalla conclusione, il vantaggio di Chioccioli è di 1.55 su Chiappucci, Gaston, Rodriguez, Bernardi. Strada, il traguardo del Gran Premio della Montagna, ora siamo in discesa, quindi è chiaramente più difficile raccontare quello che è successo nel punto che stava immediatamente alle spalle di Chioccioli, che si è frazionato lungo la parte finale, salita conclusiva. Dobbiamo riprendere la linea, Giacomo, ci sentiamo più tardi quando sarà in una posizione migliore, riprendiamo la linea dal traguardo, stiamo seguendo l'inseguimento. Questa meravigliosa arrampicata verso l'Aprica con gli slalom in discesa, siamo ormai in vista del traguardo, poi della Valtellina ne parleremo con Mario Cotelli, io penso che verrà mantenuto comunque l'orario previsto, vale dire sino adesso Sandro Petrucci della testata giornalistica si informa sino a che ora potremo continuare, anche perché se abbiamo un po' di tempo potremo anche riproporvi le fasi più avvincenti, più interessanti di questa bellissima tappa.
Ecco, è uscito Sierra, ma la situazione ad Orni com'è? A un chilometro, più rapido di un chilometro l'arrivo, c'è Chioccioli, 50 secondi Bernard De Voyer, a un minuto Iascula che sta per essere ripreso da Sierra, a 1.10, 1.15 c'è il gruppetto con Bugno, Chiappuccioli, Arrete, Lelli. Allora ripetiamo, mentre Giorgio Martino, ecco qua l'ultimo chilometro, Giorgio Martino ha raggiunto la postazione per le premiazioni, per quanti si fossero messi in ascolto, in visione in questo momento, è la 15ª tappa, da Borbegno alla Prica, siamo in Lombardia, in provincia di Sondrio, 132 chilometri, una tappa che è stata caratterizzata dall'attacco di Chioccioli della maglia rosa, che ha preferito alla prevista tattica difensivistica una tattica d'attacco. È scattato dopo 70 chilometri di corsa, a 50 chilometri dall'arrivo ha scalato in perfetta solitudine il temutissimo Mortirolo, ed eccoci ora con Chioccioli avviato verso il trionfo. Preghiamo Gimondi, Saronni e Adorni di rimanere accanto a noi insieme a Mario Cratelli, che ci dovrà parlare di questa tre giorni della Valtellina. Portiamoci verso il traguardo, ecco il gruppo Iascula è stato ripreso, è sempre Le Carreta che fa l'andatura con Bugno e Chiappucci, quindi abbiamo questa situazione, ecco Le Carreta, Bugno e Chiappucci che si marcano, mentre il meritatissimo trionfo, un trionfo importante perché ha dimostrato che oggi la maglia rosa è indubbiamente sulle spalle non solo del più forte ma del più audace. Franco Chioccioli si volta, alza le braccia al cielo, trionfa in questa temutissima tappa. Franco Chioccioli ha vinto la 15ª tappa, Morbegno Aprica di 132 chilometri, tempo 4 ore 15 primi 3 secondi. Ecco lo sprint del tandem transalpino Boyer e Bernard, siamo al limite dei 30 secondi, al posto d'onore Bernard, poi Boyer, 32 secondi il distacco dei francesi Bernard e Boyer. Ecco che arriva Chiappucci, Chiappucci battuto da Iascula, Iascula, Chiappucci, Le Carreta, Bugno e Lelli a 50 secondi, ecco che sta arrivando Sierra, Sierra con Hernandez a un primo e due secondi, vediamo in fondo al rettilineo ancora uno spagnolo e si tratta del basco Echave che taglia il traguardo con un ritardo. E sotto questo aspetto direi che Chiappucci va ancora tenuto presente. La caccia agli abbuoni potrebbero non significare molto, 12 secondi, però intanto, ora siamo all'ultimo chilometro, i sei hanno a disposizione anche le interviste, avremo poi modo di commentare questa tappa in quanto che qui sul traguardo avevamo visto anche Maria Canins e Francesco Moser. Siamo ormai agli ultimi 800 metri, sempre con Chioccioli in prima posizione, Bugno in seconda, come vedete moltissime le scritte dei tifosi spagnoli che inneggiano a Delgado, Perico, L'Aquila, ora la maglia rosa in testa, non viene ancora lanciato lo sprint, in seconda posizione Bugno, ecco che si porta Nellelli, per quanti si fossero messi in ascolto in visione in questo momento. Sprint finale di questa 16ª tappa dalla Prica Selva di Val Gardena, arrivo in leggera salita, scatto di Lelli, Ippe all'attacco, lanciato lo sprint sempre con
Lalli in prima posizione, Bugno lo marca stretto, poi Chioccioli, Chiappucci e quindi Le Carreta. Sempre c'è una curva secca che immette sul rettilineo d'arrivo, c'è sempre Lalli al comando. Lalli vince, Bugno è secondo, terzo è Chiappucci, quarto è Le Carreta. Mancano all'incirca 5 km, 4 km e 500 metri alla vetta del Pordoi che si affronta per la seconda volta, ma vedete che ed è Chioccioli che scatta, Chioccioli che scatta, Franco Chioccioli, maglia rosa, ancora grande protagonista, si scrolla di dosso Claudio Chiappucci ed Eric Boyer a 4 km dalla conclusione e sta per raggiungere anche Marco Giovannetti. Grandissimo Franco Chioccioli, grandissimo, grande forma per lui, vincitore della tappa con l'arrivo alla Prica in Valtellina con il passo del Mortirolo dove ha dato praticamente una lezione a tutti quanti mantenendo un passo alla Bernardino, un passo costante, è salito su con la sua forma praticamente, 4 km dalla conclusione, passa letteralmente, se lo mangia Marco Giovannetti e va via Franco Chioccioli dopo aver staccato Eric Boyer e Claudio Chiappucci con uno scatto perentorio, va via anche a Marco. Ripetiamo, è di 22 secondi su Chiappucci e sul francese Boyer, merita due parole anche Boyer, l'altro giorno il collega dell'equipe Philippe Brunel ci disse Boyer è il più parigino tra i corridori francesi, ha iniziato la sua attività con gare di 300 corridori e proprio grazie alla sua astuzia, grazie al suo senso della corsa riusciva a vincere, ma Boyer deve essere considerato anche una delle grandi rivelazioni di questo giro. Sì, ecco il risultato. Scusa un secondo, Chioccioli a 22 secondi, Chiappucci con il francese Boyer a un primo e 5 secondi, Conti, Lalli e Giovannetti. Ma questo adesso che stiamo vedendo questa maglia rosa che sta andando sul Pordoi in questo scenario stupendo di gente che oggi ha onorato il giro, credo che dobbiamo dire che questo Giro d'Italia è stato un giro bellissimo, stupendo per tutti quelli che l'hanno visto da casa, per noi che l'abbiamo seguito, ma soprattutto perché i corridori l'hanno onorato dal primo giorno ad oggi, sempre tutti i giorni facendo vedere delle cose eccezionali, quindi tutti i protagonisti, da Chioccioli che è ora in maglia rosa, da Chiappucci che ha sempre dato, da questo Boyer, dal giovane Lalli che credo che sia più ormai una conferma perché ha vinto due tappe ed è ancora lì che sta lottando, e purtroppo un lato negativo solo questo di Bugno perché ci ha un po' deluso, nel senso che Bugno l'avevamo visto l'anno scorso alla grande, speravamo che fosse ancora lo stesso Bugno, ma soprattutto speravamo che avesse qualche acuto sulle Dolomiti e sulle grandi montagne, ci aveva illuso dopo Parma, dopo Langhirano. Io mi auguro che Bugno si riesca a rifare, ecco l'ultimo chilometro in questo momento, si possa rifare per fare un grande Giro di Francia. Per quanti si fossero messi in ascolto e in visione in questo momento, ricordiamo, è la 17ª tappa, Selva di Val Gardena, passo di Pordoi di 165 km, tappa che è stata accorciata di 30 km perché gli organizzatori non hanno potuto far affrontare il passo di San Pellegrino in seguito ad una frana. A un chilometro dalla vetta la maglia rosa, Chioccioli ha un vantaggio di 22 secondi. Su questi momenti, come se fossi corridore, sono momenti bellissimi. Avere la maglia rosa e fare queste imprese sono cose che rimangono nella tua vita e nella storia. E rimangono nei nostri occhi anche queste immagini, questo pubblico veramente splendido. Ed eccoci ormai sul rettilineo d'arrivo con Chioccioli che sta per portare a termine la seconda esaltante impresa di questo giro. È la seconda e questa credo che rimarrà nella storia perché l'altro giorno hanno detto tutti che è diventato matto e oggi è stato veramente grande. Ecco l'arrivo di Chioccioli che è a poche decine di metri. 5 ore, 9 primi, 23 secondi, attenzione ai distacchi che Chioccioli, leader della classifica, saprà infliggere ai suoi più diretti antagonisti. Adorni, secondo te Chioccioli oggi ha vinto il Giro d'Italia? Credo di sì, soprattutto per il morale e la demoralizzazione degli altri, l'ha vinto alla grande. Ed ecco che scatta il cronometro, vogliamo ricordare che stamattina nella classifica generale Chioccioli poteva contare su di un vantaggio di 1,26 secondi sulle Carreta, mentre vediamo Chiappucci e Boyer. Chiappucci quindi passa al secondo posto,
il suo ritardo era di 2 e 12. Eccoci che siamo ormai ai 27 secondi, quindi Chiappucci che coglie il posto d'onore arriva con un ritardo di 38 secondi, poi Boyer a 41 secondi. Primo Chioccioli, secondo Chiappucci a 38 secondi, terzo Boyer a 41 secondi, mentre ecco Lelli con Conti, un applauso, bravissimo Conti, ecco così si interpreta nel ciclismo moderno il ruolo di luogotenente. Lelli è quarto a 1 e 11 secondi, il ritardo di Lelli 1 e 11 secondi, mentre conquista la sua ideale maglia rosa di gregario Conti che arriva a 1 e 26 secondi. Roberto Conti sfortunatissimo all'inizio di questo giro, sembrava addirittura che fosse costretto al ritiro in seguito ad una caduta, ed ecco Giovannetti con Leonardo Sierra a lungo in testa alla tappa, autore di un attacco che chiaramente doveva servire come punto d'appoggio per Gianni Bugno. Giovannetti si piazza, ora vediamo se riesce a resistere all'attacco di Sierra, si piazza al sesto posto con Leonardo Sierra in settima posizione. Giovannetti è sesto a 2 primi e 14 secondi, Sierra a Grandi Montagne, lo sprint di Castelfranco Veneto con Martinello, Profeta in Patria. Eccoci con Bortolami nella scia di Bugno, Acassio da Silva. Siamo all'ultimo chilometro con Giovannetti in prima posizione, poi Zaina. Siamo all'ultimo chilometro, c'è stato un attacco dell'australiano Hodge, è sempre Giovannetti in prima posizione, in seconda posizione c'è Zaina, in terza c'è da Silva, in quarta posizione vediamo Bugno. Attenzione, un altro uomo della Gatorade Chateau d'Ax che si porta in testa è Tebaldi. Gli uomini della Gatorade Dichas nettamente al comando, ha anche Bartolami nelle primissime posizioni, la maglia gialla di Hodge nelle primissime posizioni, eccoli ormai ai 150 metri, c'è anche Chiappucci che sprinta, attenzione c'è Bugno in testa, allora Bugno poi alza le braccia mentre la regia è passata su Chioccioli. Mi sembra che per quanto riguarda le ruote la scelta sia stata diversa fra Chioccioli e Bugno. Per quanto riguarda le condizioni atmosferiche, a parte il caldo, il vento che è sempre molto importante nell'etappa cronometro, come lo puoi giudicare tu in questo momento? No, non c'è molto vento, no? Direi che qui all'interno c'è quasi assenza di vento. Posto, ecco che le immagini del nostro regista Enzo De Pasquale sono proprio su Franco Chioccioli sulla maglia rosa, e vedete che c'è il riferimento, ovviamente molto giusto questo per quanto riguarda non tanto la situazione parziale, perché in questo momento è secondo Bugno, ma giustamente il riferimento è su Chiappucci, cioè il secondo in classifica. Ebbene, nei primi 15 km e mezzo Chioccioli ha guadagnato ancora altri 22 secondi su Chiappucci, che è il secondo. È una crono da specialisti, è una crono da fondisti, è una crono in cui conta veramente chi ha ancora più energie in serbatoio, e Franco Chioccioli ha già dimostrato di essere il più forte ed è logico che sia lui a guidare a questo punto.
Maurizio Evangelista. Si profila un duello sui secondi, anche se mi sembra che questo primo intertempo si stia con il tempo finale globale è sempre di Lietti con un'ora 39 minuti e 9 secondi insieme alle Anis Barrutia, media 39.939, ma si stanno succedendo gli arrivi. E infatti ecco che il migliore intertempo a questo punto è quello di Giovannetti con 22, che ha tenuto a lungo il miglior intertempo sia al Tellure Rota sia al Gran Premio della Montagna sia all'Intergiro, poi invece quando è arrivato al traguardo ha ceduto nella parte finale e ha già concluso con l'ottavo posto di allora nel momento in cui aveva completato la sua prova. Saroni, ancora torniamo su queste ruote. Sì, sono ruote che indubbiamente danno un... attenzione Bugno, valutando il suo vero valore glielo stiamo dando ora. Ma devo dire che insomma questo corridore ha fatto delle cose grandissime. Purtroppo succede nell'ambiente del ciclismo che finché non si fanno queste cose non ti nota nessuno. Giorgio Martino. Siamo tornati ancora su Gianni Bugno, sembra sicuramente molto rallentata l'azione, quasi deconcentrata l'azione di Gianni Bugno, sicuramente le notizie che Stanga gli sta dando e hanno improvvisato una recita molto bella, aspettavamo Bugno e Chiappucci, è venuto fuori questo Chioccioli, ma anche gli altri sono stati all'altezza di Chioccioli, abbiamo visto anche in una tappa come quella di ieri che sembrava interlocutoria, una tappa insignificante, e invece primo Bugno, secondo Chiappucci, è questo che piace alla gente e lo si vede anche in questa tappa seguita da un forte questo. E i corridori stranieri, come succede da qualche anno a questa parte, non mantengono sicuramente le speranze che abbiamo di poter venire a lottare per vincere i giri. Giorgio, la situazione? Ancora un autentico bagno di folla per Chioccioli, per Chiappucci, per Bugno, per tutti i protagonisti. Bugno si sta avvicinando comunque all'arrivo. Situazione quando mancano 11 km dalla conclusione. Intanto attenzione che sta arrivando Bugno, ultimi 200 metri per Gianni Bugno, che va sicuramente a segnare il miglior tempo finora, superando naturalmente Giovannetti. Ecco che Bugno va a chiudere con il tempo di 1 ora 34 minuti e 9 secondi, quindi a punto almeno, forse comunque che vincesse la cronometro forse non si aspettava nessuno, però comunque anche se non l'avesse vinta il giro l'aveva dominato lui. Ed eccoci ormai agli ultimi 100 metri, 1:34.09 il miglior tempo sino a questo momento. Attenzione, e Chioccioli conquista il terzo successo in questo giro, 1:33.17. Attendiamo che Giorgio Martino sia pronto, aspettiamo che Sandro Petucci ci segnali il passaggio della linea a Martino. Subito un commento su questa tappa, mentre vedete in sovraimpressione la classifica finale di questa dello sprint qui attorno al Castello Sforzesco, che ancora una volta ha ospitato la conclusione di questa corsa. Avete visto Eros Poli sulla destra, gigantesco gregario, fatto il suo lavoro, si tira da parte ed ora emerge Cipollina alle prese con lo sfortunato sovietico Abdujaparov. Non ce la fa, primo Cipollina, secondo Abdujaparov, che compie un gesto davvero poco sportivo sul traguardo.